Siamo al McDonald's con gli alunni del Pier delle Vigne che hanno vinto il concorso che ha consentito alla scuola di avere 2.000 euro in materiale didattico. Sentiamo i protagonisti della vittoria, i piccoli studenti del Pier delle Vigne. Salve, io sono Jacopo Cioffo della seconda D della scuola media Pier delle Vigne. Ho deciso di regalare gli scontrini per vincere questo premio, per aiutare la scuola e per cercare di avere più attività extrascolastica. Anche tu hai partecipato al concorso, come ti chiami? Mi chiamo Gaia e sono nella quinta B. Ho deciso di donare alla scuola questi punti per aiutare le maestre a fare l'ebook. Un impegno, tanti bimbi responsabili, amanti della scuola, ma la scuola è così bella? Sì. Tu come ti chiami? Chiara, della classe quinta B. Abbiamo aiutato le maestre a collaborare per il premio. Anche tu hai dato una mano. Io mi chiamo Gaetano Squeglia e sono della seconda D e volevo dare una mano perché secondo me la scuola è una cosa molto bella e che fa andare avanti la cultura, e quindi abbiamo pensato io e i miei compagni di donare questi punti alla scuola. Per la prima volta sono i bambini che aiutano la scuola. Io mi chiamo Valerio Zucchetti e secondo me questo progetto è una cosa molto bella che ci aiuta a donare più attività per i ragazzi, ovvero noi, ed aiutarci ad apprendere anche in un modo migliore le attività scolastiche. Io mi chiamo Francesca Di Benedetto e faccio parte della seconda D dell'Istituto Pier delle Vigne e abbiamo scoperto, diciamo in estate, questo progetto. Abbiamo deciso di far parte per aiutare la scuola con nuovi materiali. Insomma, avete mangiato tanti panini e siete riusciti ad aiutare la vostra scuola. Tu come ti chiami? Benedetta Ciarlo, sono della quinta B e abbiamo aiutato le maestre a vincere questo concorso. Grazie ragazzi e complimenti per la vostra abnegazione e il vostro amore per la scuola. Grazie. Siamo al McDonald's di San Prisco con il responsabile Aurelio Piscitelli. McDonald's vicino alle scuole, non solo gastronomia ma anche educazione e impegno sociale. Buonasera, sono Aurelio Piscitelli, responsabile di questo McDonald's a San Prisco. Sono molto contento, devo dire la verità, che una scuola di Capua abbia vinto questo premio, anche perché non è un premio in soldi, ma è un premio in materiale didattico che la scuola ci ha richiesto. Quindi sono 2.000 euro che noi daremo oggi a questa scuola che ha partecipato a questo concorso che è nato con l'Expo. Quindi 6 mesi di concorso dove le scuole hanno, tramite un concorso via internet, accumulato dei punti, poi c'è stato un sorteggio e la scuola di Capua è stata fortunata a vincere questo assegno. In cosa consisteva il concorso? Praticamente dovevano digitare un codice che c'era sullo scontrino e a seconda questo codice loro accumulavano dei punti. Le scuole che hanno accumulato più punti sono state estratte a sorte e insomma una quota parte di queste scuole hanno vinto premi in materiale didattico. Quindi l'impegno di McDonald's per le scuole, per i ragazzi, un modo simpatico per attrarre, diciamo, la clientela e per fare in modo che i giovani studenti possano migliorare la loro attività didattica negli istituti della zona.
Sì, devo dire la verità, noi siamo sempre molto attenti a quello che sono le esigenze dei bambini, sono tra l'altro i nostri clienti e i clienti del futuro, però più che questo noi ci teniamo veramente a far vedere il clima, l'ambiente. Questa società ha 140 dipendenti, sono tutti ragazzi, bravissimi ragazzi, e io sono molto orgoglioso di aver fatto parte a questa organizzazione, aver dato la possibilità a questi ragazzi di iniziare con me 13 anni fa e di essere cresciuti con me. Io ho assunto ragazzi che avevano 19-20 anni, adesso queste persone hanno famiglia, hanno figli, e insomma questo ci fa piacere, ci fa molto piacere. Grazie al dottore Piscitelli, al prossimo appuntamento. Grazie a voi, grazie mille. Arrivederci.